Bentornati su Recensioni per Scegliere. Oggi vi parlo di un set di cuffie Bluetooth della Kiwi Design. Come vediamo, si tratta del modello T1, sono delle cuffie wireless con riduzione del rumore. Andiamo subito ad aprire la confezione e a vedere cosa è presente all'interno. Mentre vado ad aprire la scatola, vi chiedo di mettere un mi piace sotto al video e cliccare sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che andremo a pubblicare. Ma andiamo a vedere direttamente il prodotto. All'interno della confezione troviamo un box tondeggiante con la parte superiore in nero lucido, leggermente trasparente, che potremo quindi poi andare ad aprire, e che cela le nostre cuffie poste nella parte invece sottostante, che è in nero opaco. Ovviamente questa parte fa anche da batteria per queste cuffie. Si tratta di cuffie ricaricabili wireless, veramente veramente compatte, come possiamo vedere sono veramente molto piccole. Molto bello il design di queste cuffie. Se andiamo a premere il tasto presente nella parte superiore, come vediamo si accendono e potremo poi andarle a collegare al nostro telefono. Nel momento in cui andiamo a metterle all'interno della confezione, andranno poi in ricarica con la batteria. Nella parte retrostante della custodia abbiamo l'attacco per la ricarica con micro USB. All'interno della confezione troviamo ancora il cavo di ricarica, appunto micro USB USB, e dei gommini per andare, volendo, a sostituire quelli presenti e inserire dei gommini più grandi o più piccoli a seconda delle dimensioni del nostro orecchio. Andiamo a vedere il manuale di istruzioni, disponibile in inglese e in cinese, ma in realtà il funzionamento, come vedremo, è molto molto semplice. Andiamo quindi a ricaricare le nostre cuffie e poi andiamo a vedere come andare a sincronizzarle col telefono. Andiamo a vedere la configurazione di questi auricolari. Andiamo ad accenderlo premendo direttamente sul pulsante presente sull'auricolare. Come vediamo, la luce si accende. Dalle impostazioni del telefono andiamo su Bluetooth, vediamo se li trova. Eccoli qua, andiamo a selezionarli. Ok, risultano connessi, quindi adesso andiamo ad indossarli. Come vediamo, il collegamento è stato molto rapido. Possono essere indossati in modo indifferente a destra e a sinistra, quindi andiamo a inserirlo nell'orecchio. Essendo degli auricolari in ear, come vediamo vanno a posizionarsi all'interno dell'orecchio e soprattutto vanno a escludere il rumore all'esterno. Proviamo anche nell'altro orecchio a posizionarlo. Come vediamo è ben inserito all'interno dell'orecchio, non è particolarmente fastidioso, isola bene dal rumore. Adesso vado a riprodurre della musica e vedo come funziona. Posso ovviamente andare a controllare l'audio dal telefono. Provo a inserire anche l'altro nell'orecchio. Non c'è bisogno di configurarli tutti e due, questo è in automatico già collegato grazie all'altro. La qualità dell'audio è molto buona, anche l'isolamento è quasi totale, però l'audio stereo è ottimo. Anche con un audio basso si sentono bene. A livello di tenuta dell'orecchio anche sono ben solide, come vediamo non si sono mosse. Nel complesso devo dire che sono un'ottima cuffia rispetto anche a quello che è il prezzo. Provo a mandare una chiamata, adesso suonerà il telefono fisso, ma volevo provare a vedere se come si sentiva. Ok, questo è l'audio. Il tastino presente sulla cuffia permette di andare a mettere giù la chiamata. Ecco, come vediamo adesso sto chiamando, schiaccio una volta e vado a mettere direttamente giù la chiamata. La stessa cosa posso fare quando ricevo una chiamata e andare a rispondere. Nel complesso la qualità di queste cuffie T1 della Kiwi Design devo dire che mi ha soddisfatto. Qualità audio quando andiamo ad ascoltare la musica ottima. Carino anche lo scatolino, come vediamo, con parte superiore in plastica trasparente lucida, che fa quindi intravedere le nostre cuffie sono in ricarica o in questo caso in attesa di collegamento Bluetooth. Possiamo andarla a ricaricare direttamente collegando la porta dietro. Come sempre vi lascio il link in descrizione per l'acquisto su Amazon, può essere anche un'ottima idea regalo. Se avete delle domande su questo prodotto lasciate pure un commento qua sotto, cerco sempre di rispondere a tutti. Aiutatemi a crescere col canale cliccando un mi piace sotto questo video, iscrivendovi, cliccando sulla campanella per ricevere notifiche a tutti i prossimi video che andremo a pubblicare. Per questa recensione di queste cuffie della Kiwi Design è tutto, noi ci vediamo alla prossima video recensione per scegliere. Ciao!